Bene, buonasera a tutti. Vi ringrazio di essere intervenuti a questa occasione per celebrare questo centenario dalla nascita di Giacomo Brodolini. Saluto i parenti, i consiglieri comunali, gli assessori, tutti gli intervenuti, il professor Olivelli che poi ci relazionerà. E Paola, che è il mio braccio sinistro questa sera. Parlare di Giacomo Brodolini Recanati significa parlare di uno dei suoi figli illustri. Per fortuna nella nostra città ne abbiamo avuti tanti, ne abbiamo avuti nei settori più diversi, perché passiamo dalla poesia alla musica, alla politica, alla letteratura, e quindi diciamo che in qualche modo quel genius loci di cui tante volte si è parlato lo possiamo riscontrare in tante nostre figure illustri, e tra questi Giacomo Brodolini sta sicuramente in un posto elevato, in una posizione elevata. Lo ricordiamo brevemente. Per la sua attività è stato sindacalista, vice segretario della CGIL per molti anni. Nell'attività sindacale ha sempre avuto un atteggiamento propositivo, un atteggiamento volto all'unità sindacale. Erano gli anni in cui i tre sindacati faticosamente affrontavano le grandi battaglie in favore dei lavoratori. E l'unità era un valore, credo che lo sia e lo sarebbe anche oggi, quindi da questo punto di vista è un aspetto particolarmente positivo che volevo mettere in risalto. Lo ricordiamo poi come parlamentare nel Partito Socialista Italiano, anche qui per diversi anni, e infine sempre rappresentante del Partito Socialista Italiano, ministro del lavoro dalla fine del 1968, purtroppo alla sua scomparsa a luglio del 1969, purtroppo un periodo molto breve, ma è un periodo intensissimo nel quale si erano poste le basi per quello statuto dei lavoratori che poi nel 1970 fu approvato con la legge 300 e con il ministro del lavoro Donat Cattin che era succeduto a Giacomo Brodolini e che di fatto ne aveva continuato il lavoro intrapreso anche confermando tutto quello che era lo staff del Ministero del Lavoro che aveva lavorato sulla legge dello Statuto dei lavoratori. Siamo anche quindi a 50 anni dallo Statuto dei lavoratori, una legge che ha costituito una pietra miliare nei rapporti sindacali, quindi intanto è intervenuto in una regolamentazione di rapporti sindacali e salariali che erano i più disparati a livello nazionale. Ha riconosciuto in maniera indelebile alcuni diritti fondamentali dei lavoratori che prima venivano più o meno riconosciuti a seconda delle situazioni, un po' a macchia di leopardo, e per questo ha lasciato un segno che ancora oggi, a 50 anni, rimane di fatto intatto, pur con tutte quelle successive interpretazioni, modifiche che ci possono essere state. E quello che possiamo dire oggi, poi è l'argomento di questa sera e quindi lo lasciamo al professor Olivelli, è che malgrado tante situazioni nelle quali ci sono state volontà di modificare alcune norme fondamentali dello Statuto dei lavoratori, parliamo in particolare dell'articolo 18 che però è un po'
un tabù da tutte le parti, no? Sia dalla parte di chi lo difende, sia dalla parte di chi lo vorrebbe sempre eliminare. Su questo si è un po' intervenuti più volte, però resta sempre il fatto che la legge 300 costituisce una fondamentale garanzia per i diritti di tutti i lavoratori e soprattutto è baluardo di uguaglianza nei rapporti di lavoro appunto a livello nazionale. Credo che questo sia un valore fondamentale che debba essere sempre tutelato e difeso anche dal punto di vista dell'impegno politico e sindacale che ci aspetta anche in futuro. E io mi fermo qui, lascio la parola a Paola Nicolini che ci introdurrà un po' nell'argomento. Bene, grazie. Grazie a quanti sono qui in questo momento. Io faccio l'assessore in questo comune da poco più di un anno e in questo periodo mi sono resa conto di quanto politiche sociali e politico del lavoro marcino praticamente di pari passo, o dovrebbero essere tali, perché costituiscono le due facce di una stessa medaglia. Laddove non ci sono le possibilità o le capacità per poter lavorare, ecco che devono intervenire le politiche sociali a sostegno delle persone. Viceversa, laddove le politiche sociali anche di sostegno al mondo del lavoro sono assenti o precarie, si crea un altro vulnus, che è quello proprio della impossibilità di realizzarsi come persone anche e soprattutto nel mondo del lavoro, perché il mondo del lavoro sta agli adulti come il mondo del gioco sta al mondo dei bambini, e noi troviamo un nostro posto nel mondo, qui parla la psicologa che io sono ovviamente, perché possiamo trovare un posizionamento e un ruolo lavorativo. Ora, nel essere qui e nel voler mettersi in ascolto della storia di una persona che si è battuta per l'uguaglianza e per l'unità, questi erano sicuramente due valori che hanno caratterizzato il lavoro di questo illustre concittadino, io credo che bisogna un po' spogliarsi delle appartenenze, spogliarsi anche di alcuni pregiudizi. Il sindaco ha citato proprio esplicitamente uno dei tabù di cui non si può parlare da una parte e dall'altra, perché ovviamente si sollevano numerose, spinose e complesse considerazioni. Noi siamo stati un po' appesi anche come amministrazione tra il voler, come dire, il dover celebrare veramente in una sterile celebrazione o dall'altro canto dal rischio della dimenticanza, no? E quindi di passare sotto silenzio questo centenario. Ma abbiamo voluto avere invece proprio il coraggio di parlarne, di fare memoria di questo gigante che è alle nostre spalle. E abbiamo voluto dedicare, tra l'altro, in questa giornata una serie di iniziative che siano a favore della conoscenza di questo illustre concittadino, sia da parte dei giovani. Abbiamo svolto delle attività di orientamento al lavoro in un momento così terribile proprio per le politiche del lavoro. Tutti sappiamo, la pandemia, diciamo, ha dato il colpo di grazia forse a qualcosa che già aveva dei problemi in precedenza. Ma abbiamo voluto anche fare una piccola scheda che è dedicata ai bambini e alle bambine per dare inizio proprio a una forma di dizionario che
che aiuti a essere in contatto con le proprie radici e a poter riconnettersi continuamente al pensiero di quei grandi che per fortuna sono alle nostre spalle e che ancora ci permettono, diciamo, di esistere con la cultura, con i brandelli forse ogni tanto di cultura che in questo momento godiamo. Siamo consapevoli di aver ricevuto un'eredità importantissima, lo citava il sindaco e credo che lo sottolineerà ancora di più il collega Olivelli, che già ringrazio per aver accolto l'invito e con il quale abbiamo già avuto modo di collaborare, noi veniamo dalla stessa università, proprio nell'orientamento allo studio e al lavoro degli studenti, che è veramente un ampio territorio in cui bisogna essere attivi e propositivi. Noi riteniamo che non vogliamo sfocare l'attenzione su Giacomo Brodolini, su quello che lui ha rappresentato e sui temi pressanti che ricordarlo in questa giornata ci mettono di fronte, che sono i temi dell'inclusione, sono i temi delle pensioni, che è tutto un tema legato al lavoro, ma un tema molto aperto ancora in attesa di alcune risposte, il tema degli esodati, il tema dei disoccupati, il tema dei giovani e la demotivazione proprio alla ricerca del lavoro. Per questo oggi abbiamo dedicato qualche attività a loro, perché questa è una cosa gravissima, che i giovani siano demotivati nella ricerca del lavoro, quasi che a monte ritengono una cosa impossibile, no? Posizionarsi nel mondo del lavoro. E se pensate agli anni in cui Giacomo Brodolini lavorava e alle aspettative di sviluppo, no? di benessere che in quegli anni abbiamo respirato, facciamo fatica a capire come possiamo trovarci in questa situazione, tolti gli effetti della pandemia, che ho detto già sono solo state forse un aggravio di qualcosa che era già presente. E diciamo che ognuno dovrebbe poter trovare un lavoro consono alle proprie aspettative e alle proprie competenze. Dico che il condizionale qui è d'obbligo perché sappiamo che c'è un divario fortissimo tra aspettative, competenze e la possibilità effettiva di lavorare e quindi di diventare anche cittadino attivo, propositivo, membro di una comunità, di non essere appunto al seguito delle politiche sociali che spesso devono andare a tamponare situazioni proprio di disoccupazione, di inoccupazione, di impossibilità di trovare lavoro. E una delle cose che soffro maggiormente da assessore è proprio di avere pochi strumenti per poter dare soluzioni e risposte in quest'ambito. Abbiamo sicuramente qualche strumento in più nell'ambito delle politiche sociali, ma per quanto riguarda gli strumenti che ha a disposizione un comune sulle politiche del lavoro sono veramente scarsi e inefficaci e diventa una sorta di cane che si morde la coda, perché se non puoi lavorare è chiaro che fai fatica a educare i figli, a dare prospettiva, a pensare al futuro, a essere fiducioso, a mettere in campo quelle relazioni, diciamo, che creano il benessere anche della comunità. Quindi abbiamo voluto insomma cogliere l'occasione per ispirarci e per trovare anche un po' di forza e di saggezza dentro l'eredità che Giacomo Brodolini ci ha lasciato. Non vogliamo lasciarci scoraggiare, in qualche modo forse, se è vero che la pandemia ci ha un po' ulteriormente azzoppato, è anche vero che stanno arrivando alcuni strumenti in più. E quindi questa riflessione può aiutarci proprio per mettere meglio a fuoco quelle possibilità che abbiamo di azione. E diciamo, se già come risultato di questo momento noi riusciamo a pensare a qualcosa che ci proietti anche verso il futuro, a sentirci un po'
motivati anche noi nella costruzione di un presente migliore, beh, direi che allora già questo potrebbe essere un importante risultato di questa serata. E con questo io lascio la parola al professor Livelli, che è docente di diritto del lavoro e diritto sindacale all'Università di Macerata, quindi rappresenta un po' entrambe le anime, no? Che hanno guidato Brodolini nella sua attività. Grazie. Buonasera a tutti, non posso che ringraziare il sindaco e l'assessore Nicolini per questo invito. Non vi nascondo una grossa difficoltà da parte mia nel parlare con alle spalle una piazza con la statua di Giacomo Leopardi e inoltre l'eredità del ministro Brodolini. Sinceramente è un'esperienza che fa tremare le vene ai polsi. E allo stesso tempo però poi penso ad un, molto modestamente dico, mio collega Gino Giugni, che tra poco, di cui tra poco parlerò perché investito dallo stesso ministro, che alla mia stessa età scriveva, presiedeva la commissione, scriveva lo statuto dei lavoratori, quindi forse magari sembra che non si senta bene. È il caso di no, non si sente, sembra che non si senta bene Roberto. Chiede? Ok, dunque devo fare delle premesse di metodo. Io non sono né uno storico né uno scienziato della politica, mi occupo solo di diritto, in particolare di diritto del lavoro, quindi quando mi è stato affidato questo compito l'ho affrontato soprattutto per i risultati, per la produzione del ministro Brodolini, soprattutto in relazione, come vedremo, a tre grossi filoni, tre grossi risultati della sua attività troppo breve di ministro, che sono, tutti ricordano, lo statuto dei lavoratori, ma cercherò di evidenziare altri aspetti secondo me più importanti. Uno, l'abolizione delle gabbie salariali e soprattutto la legge 153 del 1969 in materia di previdenza sociale, che cercherò di farvi comprendere quali conseguenze ha avuto per il nostro Paese. E quindi non farò, o perlomeno tenterò di non fare, una commemorazione della persona, ma cercherò di analizzarle il pensiero giuridico e esprimere il mio giudizio. Non nasconderò, dicevo, delle modestissime critiche e degli aspetti che ho notato, ma nell'esaltazione del risultato che cercherò di farvi vedere, di dimostrarvi come sia stato unitario rispetto alla vision di una persona, rispetto ad problematiche di carattere lavoristico, sindacale e previdenziale. Per arrivare a questo risultato non posso esimermi e da inquadrare comunque velocemente l'uomo e il periodo storico, perché sono fattori che hanno influenzato la stesura delle opere giuridiche, che poi sono anche fattori che nel tempo sono cambiati e, anticipo la conclusione, evidentemente hanno reso quelle opere anche in parte obsolete nella regolamentazione e sicuramente non nello spirito. L'uomo Brodolini è un uomo che non si sottrae alle sue responsabilità, è un attore vivo, è una persona che vive la realtà a 360 gradi, si iscrive al Partito d'Azione, combatte le campagne d'Africa e d'Albania, non si sottrae alla guerra, conosce i Lussu in Sardegna e poi aderisce nel tempo al Partito Socialista. Tuttavia è fondamentale nella sua preparazione personale, nella sua formazione professionale, la vice segreteria della CGIL. Per capire che uomo è il ministro Brodolini, è in quel periodo che lui si schiera apertamente contro l'invasione dell'Ungheria, che avviene nel 1956, ed anzi convince il segretario della CGIL di allora, Di Vittorio, sulle proprie posizioni di condannare quel tipo di azione militare che era avvenuta a quel tempo, e vi assicuro che all'interno della CGIL non era semplice riuscire ad esprimere in quel momento storico certi tipi di posizioni. È un uomo che crede in certi ideali e ci crede al di là dell'appartenenza politica di cui fa parte. Del resto l'intelligenza non ha parte politica.
L'uomo. L'uomo, sempre per inquadrarlo come premessa al risultato giuridico, diventa ministro e pochi giorni dopo che diventa ministro, tutti conoscete l'episodio, la notte di Capodanno in cui raggiunge gli operai della tipografia Apollon in via Veneto che protestavano contro i licenziamenti che ci sarebbero, sarebbero dovuti ipoteticamente avvenire in quella fabbrica. E pronuncia una frase che leggo che fa capire la pasta umana, lo spessore di quella persona. Frase che io vi anticipo, in parte dissento, ma che comprendo come uomo e che comprendo come formazione sociale, come principi formatori della persona. Il ministro passa la notte di Capodanno con i lavoratori licenziandi e a loro si rivolge dicendo: sento il dovere di dirvi che in caso come questo il ministro del lavoro non pretende di collocarsi al di sopra delle parti, ma che sta con tutto il cuore da una parte sola, dalla parte vostra, sta solo dalla parte degli operai. La mia modesta critica quando ho letto questa frase è che in tempi di politically correct come quelli attuali, con una formazione prettamente giuridica che ho avuto io, in cui il mio maestro ogni volta che mi discosto per poche parole, per poche frasi da un'analisi tecnico-giuridica di un testo, da una norma, mi dice che sono diventato un sociologo, quindi dico, di fronte a una frase del genere, dico: ma come, il ministro del lavoro è super partes, non è né dagli operai, non è né per gli operai né per l'impresa, ma è anzi colui che media, eccetera. Tuttavia, comprendo profondamente l'uomo che interviene in quell'episodio. L'uomo, Brodolini, poi fa un altro intervento che ho letto con una certa emozione e che mi ha fatto comprendere il suo spessore. Si reca poi, pochi giorni dopo, purtroppo, ad Avola, perché in occasione dell'episodio che io non ero neppure nato, ma insomma molti di voi hanno vissuto, il 4 gennaio, quindi pochi giorni dopo, sempre il 69, si reca ad Avola e di fronte al municipio di Avola, io dico, consentitemelo, esprime il suo manifesto politico rispetto alle intenzioni del Ministero del Lavoro, rispetto alle sue intenzioni, in commemorazione di due braccianti agricoli che erano stati uccisi a seguito delle proteste per rivendicazioni salariali. Quest'uomo politico, mi avvicino all'aspetto giuridico, a fronte di discorsi, a fronte di una sua presentazione, il suo pensiero politico, in pochi mesi pone in essere tre norme, tre riforme che cambiano il corso della storia del nostro paese, letteralmente. Il 18 marzo del 69 vengono abolite con provvedimento legislativo le gabbie salariali. Il 30 aprile viene emanata la legge 153 del 69, che vi anticipo subito, per me è veramente il risultato più elevato dell'opera del ministro Brodolini. E poi, purtroppo, egli fa solo in tempo, il 24 giugno, a presentare al Senato il disegno di legge relativo allo Statuto dei Lavoratori, perché poi dopo lui purtroppo non ne vedrà la fine. L'ultima chiosa sull'uomo Brodolini: tutto questo tipo di attività viene svolta essendo lui consapevole di avvicinarsi alla morte e di essere malato in maniera incurabile, ma ovviamente non lo dice a nessuno, non lo fa presente a nessuno per evitare eventuali critiche politiche, ahimè, che avrebbero potuto inficiare, no? O diminuire la sua azione politica, il suo progetto legislativo. Questo l'uomo. Il contesto storico. Da un certo punto di vista mi dà fastidio parlare di quel periodo storico. Mi dà fastidio perché, anche se non ero presente, però mi ricorda, e ne parlerò meglio nelle conclusioni, alcuni miei colleghi, abbiate pazienza se li ho chiamati colleghi, mi insegnavano diritto del lavoro, quali D'Antona e Biagi, che sono stati uccisi. Quindi è un periodo in cui bisogna tener conto di ciò che accadeva nel nostro paese.
Però quel periodo storico, vedrete, è importante perché serve, perché il ministro Bollolini riuscì, attraverso in particolare lo Statuto dei lavoratori, vedremo, a gestire anche quelle situazioni. Venivamo dal 1968, forse alcuni di voi, non so, ne hanno partecipato, io vi ripeto, non ero neppure nato, e l'anno successivo autunno caldo, no? Quindi e la protesta studentesca e la protesta operaia. E nel 1969 poi c'è una vicenda particolare della... due vicende particolari. L'una da un punto di vista giuridico, il rinnovo del contratto collettivo dei metalmeccanici, che ebbe un'influenza notevole sulla stesura dello Statuto dei lavoratori, e purtroppo l'attentato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura a Piazza Fontana e l'inizio della stagione del terrorismo. Quindi il ministro Brodolini, sebbene non tutti gli episodi combacino con la sua vita, si trova a dover affrontare delle problematiche che non sono solo giuslavoristiche o sindacali o riguardano semplici rivendicazioni salariali, ma si trova anche ad affrontare problematiche che tengono conto delle basi democratiche del nostro Paese. Le reazioni avrebbero potuto essere di vario tipo. E quello che mi ha colpito è, a posteriori ad un'analisi delle norme di legge che sono riuscito a fare, è, ripeto, la vision complessiva che ebbe il ministro al tempo. Ne parlerò meglio nella conclusione. Veniamo agli atti, a questo punto, alla verifica degli atti normativi che ci furono, che furono emanati sotto il suo ministero. Iniziamo con lo Statuto dei lavoratori, ovviamente, perché è quella norma che ha avuto, no, le risultanze pratiche, ma anche mediatiche, più evidenti. In realtà lo Statuto dei lavoratori, devo dire, non nasce con il ministro Brodolini. Già segretario Di Vittorio nel 52 e anche in un altro congresso, il 53, parlava di uno statuto dei lavoratori. Tuttavia, se proprio dovessi fare professore, potrei anche dire che, per esempio, anche il socialista Turati nel 1920, in un suo discorso che si chiama, che è titolato Rifare l'Italia, già parlava di impossibilità di crescita economica del Paese se non ci fosse stato un dialogo tra impresa, in realtà non veniva chiamata così, e lavoratori, e ciò non avesse previsto anche uno statuto che prevedesse appunto diritti dei medesimi. Quindi l'idea di uno statuto, di un testo che potesse appunto concretizzare, attualizzare, sancire i diritti dei lavoratori, è un'idea già insita nel socialismo da svariati decenni. Il ministro Brodolini ha sicuramente il merito di averla concretizzata. L'intelligenza di una persona si vede anche, secondo me, da chi si attorna, no? Dai soggetti che sceglie. E, come dicevo all'inizio della lezione, il ministro Brodolini ebbe l'intuito di affidare il compito della stesura materiale del testo a, in realtà, due giovani professori di diritto del lavoro. In realtà fu istituita una commissione che prevedeva vari esperti anche di origine sindacale. Consentitemi di fare riferimento alla mia categoria per un modestissimo vanto. In realtà lui si rivolse a due giovani professori, l'uno Giuseppe Federico Mancini dell'Università di Bologna e l'altro appunto Gino Giugni dell'Università di Bari. E riferimento appunto era al fatto che io provo emozione a parlare di una persona del genere a Recanati a quest'età, laddove quei due professori invece predisposero lo statuto che cambiò la vita di tanti lavoratori. Questi erano due soggetti molto particolari nell'ambito dell'Accademia giuslavoristica. Federico Mancini era un professore che a soli 33 anni gli venne affidato il compito di redigere un discorso, una prolusione accademica all'Università di Bologna, e si alzò in piedi di fronte a maestri anche che avevano redatto la Costituzione, stabilendo che l'articolo 39 della Costituzione, quello sulla libertà sindacale su cui anche inciderà lo Statuto dei lavoratori, era una norma sbagliata, laddove invece
Gino Giugni veniva da un'esperienza diversa, anche più legata ad un sindacalismo del fare, più legata ad un'esperienza diretta, cioè ad un diritto che nasce dal basso e non dal codice. E quindi dalla mente di questi due soggetti, sotto la regia del ministro Brodolini, nacque lo Statuto dei lavoratori, o perlomeno nacque una prima versione dello Statuto dei lavoratori. In realtà lo Statuto dei lavoratori tiene conto a due anime che la dottrina giuslavorista e poi la giurisprudenza hanno in un primo tempo esaltato per contrapporre, quando in realtà l'una ausilia l'altra. C'è l'anima costituzionalista e l'anima promozionale. Nell'ambito della storia dei rapporti sindacali, il riferimento è soprattutto alla CGIL unitaria o alla CGIL che rimase dopo la scissione della CISL e della UIL. Nell'ambito della CGIL, dicevo, l'idea di uno statuto dei lavoratori era soltanto l'idea di uno statuto che sancisse dei diritti individuali dei lavoratori medesimi e poi accompagnasse il tutto con un apparato sanzionatorio anche penale. Nell'idea invece, in realtà non immediata, ma con un'evoluzione temporale della CISL e del professor Giugni, così come poi è stata valorata dal ministro Brodolini, c'era anche invece un'idea promozionale dell'azione del sindacato all'interno delle fabbriche. Cioè lo Statuto dei lavoratori non poteva e non doveva essere, come in realtà non è, una semplice elencazione di diritti individuali dei soggetti, ma è anche quello statuto e quello strumento che garantisce al sindacato la possibilità di operare, mi verrebbe da dire liberamente, poi questo liberamente va contestualizzato all'interno della vita quotidiana dell'azienda, comunque lo Statuto dei lavoratori garantisce al sindacato l'attività, la libera attività sindacale all'interno delle aziende. E solo questo garantisce quei diritti. Come punto di caduta ha il fatto che il diritto individuale del singolo lavoratore non può essere difeso ex post da un giudice o da una sanzione penale, perché il diritto sindacale, l'attività lavorativa è immediata e è immodificabile, cioè non si può penalizzare un lavoratore, penalizzarlo nei suoi diritti e poi aspettare che un giudice successivamente provveda. In realtà la tutela va fatta immediatamente. Questo tipo di tutela può essere garantito solo dall'azione sindacale libera all'interno dell'azienda. E quindi ci sono queste due anime che l'una riesce ad ausiliare l'altra. Da questo punto di vista è semplice vedere come è strutturato lo Statuto dei lavoratori, perché i primi due titoli sono quelli che riguardano le libertà individuali dei lavoratori, laddove il terzo titolo e gli altri invece tengono conto della libertà e dell'organizzazione sindacale. Quando lessi io personalmente lo Statuto dei lavoratori per la prima volta, feci un grosso salto sulla sedia, quasi sorrisi, anzi, mi vergogno a dirlo, mi misi veramente quasi a ridere. Tuttavia ho visto che questa reazione ce l'hanno gli studenti anche adesso, quindi evidentemente qualcosa c'è. Il mio era un sorriso amaro, perché quando leggi il primo articolo dello Statuto dei lavoratori, leggi della libertà di opinione, cioè che i lavoratori hanno diritto di libertà d'opinione. Rimasi sbalordito da ciò, quasi a dire, ma perché c'era bisogno di scriverlo in una legge, laddove già esisteva, 1970, dal 48, una Costituzione che sanciva ciò. Tuttavia i tempi erano proprio quelli. E l'altro aspetto che mi ha colpito da studente è quello relativo, sempre rispetto agli articoli del testo dello Statuto dei lavoratori, alle guardie giurate e agli esami sulla persona del lavoratore. Sono aspetti che colpiscono particolarmente, tuttavia abbiate pazienza, le leggevo con gli occhi di chi quei periodi non li ha vissuti. Finalmente si pone fine al sistema dei reparti di confine, si pone fine al sistema dei premi antisciopero, si pone fine al sistema delle guardie giurate che anche armate seguivano l'attività dei lavoratori all'interno della catena di montaggio
e si pone una regolamentazione agli impianti audiovisivi che non possono più controllare continuativamente l'attività dei lavoratori, ma semmai possono verificare la sicurezza degli impianti. Il mio ruolo non è quello di esaltazione del ministro Brodolini o di difesa dei lavoratori. Il mio ruolo è diverso. Devo quindi anche dire che però effettivamente in quegli anni capitavano, per carità, mascalzoni, episodi in cui ciò si rendeva necessario perché appunto si verificavano situazioni di danneggiamento agli impianti, furti e quant'altro all'interno delle imprese. L'aspetto invece, al di là di questi brevissimi articoli che vi ho accennato, invece l'aspetto promozionale, la parte più legata all'attività del professor Mancini, è quella relativa invece all'attività promozionale delle organizzazioni sindacali e finalmente all'istituzione delle cosiddette RSA, rappresentanze sindacali aziendali. Io non sto qui per proporvi un'analisi esegetica dei singoli articoli dello Statuto dei lavoratori, voglio soltanto darvi un'idea sull'azione giuridica, sui risultati giuridici dell'azione politica del ministro Brodolini. L'aspetto importante che emerge dall'analisi dello Statuto dei lavoratori è che si è riusciti a con equilibrio a gestire i rapporti tra impresa, sindacato e lavoratori. Cioè, laddove io non ho avuto problemi a muovere una critica a un ministro del lavoro che mi dice io sono dalla parte degli operai, poi quando vado a vedere la struttura, il metodo dello Statuto dei lavoratori rispetto alle problematiche che devono essere risolti, noto un estremo equilibrio che tiene conto delle esigenze dell'impresa e delle esigenze dei lavoratori. Non c'è mai prevaricazione dell'uno e dell'altro, ma c'è una tecnica di equilibrio contrattuale per la quale l'una e l'altra parte sono poste finalmente sullo stesso piano. Attenzione, non è un piano commerciale come quello di cui al Codice Civile del 42 è scritto nel periodo corporativo, è finalmente un piano paritario tra datore di lavoro o associazione di datori di lavoro e lavoratori, ed è ovviamente nel fare ciò vengono finalmente sancite e garantite delle libertà ai lavoratori che altrimenti non avrebbero potuto assurgere a quel ruolo di parità con il datore di lavoro. Ma a fronte di un ministro che fa quella dichiarazione ci si sarebbe potuti aspettare uno statuto che trasformasse, no, il rapporto lavorativo in un rapporto in cui una parte prevarica l'altra, laddove invece ciò non è assolutamente avvenuto e lo Statuto dei lavoratori diventa strumento che protegge la parte più debole del rapporto ma la pone in condizioni di dialogo per crescere con l'impresa. Da qui infatti alcune iniziali critiche o anche diffidenze dall'originaria CISL rispetto all'introduzione dello Statuto dei lavoratori furono poi superate con entusiasmo, perché la storia di quella confederazione nasce con un'ideologia particolare per la quale lo slogan della CISL di allora era il nostro statuto è il contratto, perché l'idea era quella per la quale solo la contrattazione collettiva potesse risolvere determinati tipi di problematiche, da qui anche l'esaltazione della contrattazione collettiva di secondo livello aziendale da parte della CISL con la contrarietà esplicita della CGL eccetera. Dicevo, a fronte quindi di una posizione anche all'inizio critica rispetto a questo statuto, poi è stato invece abbracciato con entusiasmo, perché questo strumento del dialogo, attenzione, il dialogo significa confronto anche aspro, confronto anche duro, tuttavia confronto democratico con la controparte, era poi lo strumento che doveva portare e ha portato alla crescita delle aziende. Il ministro Brodolini e la sua squadra si muovono in un campo minato, perché da un lato hanno
dei paletti posti dalla Costituzione. Primo fra tutti l'articolo 39 della Costituzione. Mi è difficile spiegarvelo in questo consesso, ma è un articolo che da un lato si pone in aperto contrasto con l'ordinamento corporativo, quindi ripudia l'organizzazione sindacale corporativa e sancisce al primo comma la libertà dell'organizzazione sindacale, ma già dal secondo al quarto comma predispone tutto un sistema per riconoscere efficacia generalizzata ai contratti e personalità giuridica ai sindacati. Quindi da un lato il ministro si muove con questo Moloch, con questo muro, con questo granito che non gli permette di predisporre quella che oggi chiameremmo una legge sindacale, una legge che riconosca pubblica dignità intesa come personalità giuridica ai sindacati. Dall'altro lato si muove con il problema del sindacalismo autonomo e con il sindacalismo di base che 68, soprattutto 69, comincia ad erodere anche fortemente il potere, inteso come potere contrattuale, delle organizzazioni sindacali. Rispetto a questi due estremi, da non paragonare, visto che l'uno è un articolo della Costituzione e sancisce una libertà e l'altro invece è un movimento che in minima parte, questo non ve lo so dire e non lo voglio giudicare, è anche sfociato in episodi di violenza e di terrorismo. Quindi rispetto a queste due distinte situazioni il ministro Brodolini e, ripeto, e la sua squadra si muovono con una stella polare, che è quella, a fianco del riconoscimento di alcuni diritti inviolabili dei singoli e delle persone, dell'esaltazione del sistema sindacale confederale, il quale viene ad essere preso come punto di riferimento per la gestione della vita professionale in azienda, delle relazioni industriali in azienda, ma anche, e qui viene fuori il sottile pensiero del ministro, con il coinvolgimento delle confederazioni nella gestione delle crisi, del conflitto, ci potrebbe essere, perché poi il ministro non lo vedrà, ma nel suo pensiero c'è il coinvolgimento delle sigle sindacali nelle future scelte di economia che verranno fatte nel nostro paese, no? che avrebbero dovuto essere svolte nel nostro paese. Tant'è vero che nello Statuto dei lavoratori c'è un'esaltazione, io lo utilizzo senza enfasi come giudizio positivo giuridico, c'è un'esaltazione del sindacato rispetto al movimento, del sindacato territoriale rispetto al sindacato aziendale, del sindacato confederale autonomo rispetto, del sindacato confederale rispetto al sindacato autonomo e soprattutto, questa fu un elemento particolare che poi valse molte critiche nel dibattito parlamentare, c'è l'esaltazione del sindacato confederale rispetto ai partiti politici. Il Partito Comunista, in sede di discussione del disegno finale di legge della legge 300, infatti mosse delle pesanti critiche allo Statuto dei lavoratori, si astenne dal votarlo, anche perché si rese conto che quella, per me positiva, esaltazione delle confederazioni e quindi la possibilità di garantire alle confederazioni stesse una libera attività all'interno delle imprese avrebbe significato anche uno scollamento, perlomeno in via diretta, tra i lavoratori e i partiti politici. Lo Statuto dei lavoratori, quindi rispetto al sindacalismo autonomo, si discosta valorizzando lo strumento confederale. Ma, con finezza giuridica non indifferente, non chiude la porta al sindacalismo autonomo. Mi verrebbe da dire da giurista, anche perché non lo poteva fare, perché il primo comma dell'articolo 39 della Costituzione sancisce che ogni organizzazione sindacale che abbia la forza e una certa rappresentatività può svolgere la propria attività, quindi non poteva essere escluso. Ma non c'è nel ministro, questo altro aspetto positivo, una volontà preclusiva. Tant'è vero che se le organizzazioni sindacali autonome hanno la forza
effettiva e giuridica di sottoscrivere, di costringere il datore di lavoro di far sottoscrivere un contratto collettivo, possono anche loro nominare una rappresentanza sindacale aziendale all'interno dell'azienda. Quindi il disegno è di valorizzazione, ma non di esclusione, di estrema democraticità. Dall'altro lato, l'aspetto positivo è dato dal fatto che questa esaltazione delle confederazioni porta in quegli anni all'unità d'azione delle tre maggiori confederazioni che insieme, fino a un periodo relativamente recente, portano avanti l'attività in maniera unitaria. Rispetto al disegno individuato dal ministro Brodolini e dal professor Giugni e Mancini, in realtà, ripeto, insisto, c'erano altri membri della commissione, quando il disegno di legge viene portato alla commissione lavoro, viene ad essere modificato, non in maniera sostanziale, ma ci sono delle modifiche che il ministro non può fare a meno di accettare, non ob torto collo da persona intelligente, ma perché ne vuole coinvolgere il più possibile le forze politiche dell'opposizione, perché ovviamente ne avrà riconosciuto anche l'utilità. Tuttavia ricordo ancora, prima che morisse, ero molto molto giovane, il professor Giugni, che invece tutti lo apostrofavano come il padre tecnico dello Statuto dei Lavoratori, invece lui non si riconosceva più in questa frase, perché il testo che poi era uscito definitivo anche dalla Commissione Lavoro non era esattamente come lui l'aveva individuato. Cioè, in sostanza, originariamente lo Statuto dei Lavoratori era uno strumento, mi sia consentito l'utilizzo di un termine forse un pochino più semplice da comprendere, ma poco giuridico, più soft rispetto al testo che poi è uscito fuori, perché sono state appunto recepite alcune istanze dell'opposizione. E il testo che esce, per esempio, per farvi comprendere, originariamente l'articolo 4, lo relativo alle ispezioni sui lavoratori, nel testo originale era previsto che le ispezioni fossero svolte dai medici di fabbrica, dai medici del lavoro dell'azienda. Ovviamente, e io dico anche giustamente, nel testo che esce dall'esame della Commissione Lavoro, poi portato all'approvazione delle Camere, quei medici vengono sostituiti, come ora, dall'Ispettorato Nazionale, da un servizio ispettivo nazionale, per ovvie ragioni di terzietà, no? e verifica. La tecnica utilizzata nello Statuto dei Lavoratori è una tecnica che è veramente fine, perché si trova ad esaltare, con quella sua attività promozionale, l'azione dei sindacati. Tuttavia non era possibile, e tant'è vero che fino ad ora non c'è, predisporre una legislazione nazionale in materia sindacale. Tant'è vero che parliamo di diritto sindacale, diritto senza norme. E quindi tutto lo Statuto dei Lavoratori fa riferimento alle organizzazioni sindacali e al loro prodotto, alla contrattazione collettiva, senza però, anche per scelta legislativa condivisibile, definirla nel merito legislativo. E qui lo vediamo per esempio nell'ambito delle sanzioni disciplinari, il procedimento disciplinare. Questo aspetto pure è molto importante, perché finalmente il lavoratore può essere sanzionato ed eventualmente licenziato, se se lo merita, non ce lo possiamo nascondere, solo nella misura in cui violi un codice disciplinare già predisposto e, in base al principio di legalità, già conosciuto prima della commissione del fatto. E qui c'è l'esaltazione della contrattazione collettiva come strumento che predispone quei codici disciplinari, senza però, 1970, fosse stato ancora chiarito quale contrattazione collettiva, di quale sigle, eccetera, ma era un problema che, ripeto, non poteva essere risolto allora e in parte non è risolto adesso. Materia di mansioni equivalenti, la stesura originaria dello statuto non introduceva il principio di equivalenza delle mansioni, a seguito della commissione lavoro sì, e quindi viene ad essere individuato quel percorso di ascendente crescita professionale dei lavoratori che non possono essere demansionato. Altro aspetto, altra tecnica legislativa promozionale. Pensate al diritto di assemblea, finalmente viene introdotto il diritto di assemblea all'interno dei luoghi di lavoro, all'interno delle fabbriche. Prima quel diritto non c'era, c'era solo di fatto a seguito dell'occupazione da parte dei lavoratori che rischiavano anche un processo penale. Ora il diritto di assemblea c'è, però
estremo equilibrio giuridico, l'assemblea può essere indetta solo dalle rappresentanze sindacali aziendali e non dai singoli lavoratori. Quindi, come vedete, c'è un equilibrismo giuridico. Poi ci sono delle tecniche molto particolari che sono attualissime, sono estremamente innovative e che non posso fare a meno di non menzionare. Per esempio, era ed è impossibile garantire per legge l'efficacia generalizzata dei contratti collettivi. L'originario testo dell'articolo 24 bis dello Statuto dei lavoratori stabiliva che le imprese pubbliche e private che usufruissero di vantaggi economici e contributivi da parte dello Stato erano tenute ad applicare i contratti collettivi, semplifico, delle maggiori confederazioni. Quindi, come vedete, uno strumento promozionale che, senza violare il dettato costituzionale, arriva comunque al risultato prefisso. E poi, in ultimo, c'è anche la predisposizione delle norme sul collocamento, perché si era capito finalmente che in realtà andava gestito anche quel tipo di problema, onde non lasciarlo alla criminalità organizzata, il caporalato, e anche per l'estrema cultura giuridica dei giuristi del tempo. Pensate che il ministro Brodolini, nella relazione del 24 giugno alle Camere dello Statuto dei lavoratori, fa riferimento alla legislazione inglese, al piano Donovan del 1968, che riguardava appunto una legge sulla rappresentanza sindacale, idem alla legge francese appena emanata in quell'anno sulla presenza dei sindacati in luoghi di lavoro. Quindi una cultura linguistica, generale e giuridica estremamente ampia. E dicevo, le norme sul collocamento vengono riprese dalla tradizione inglese, per il quale i sindacati sono i primi attori del collocamento, cioè per avere anche una certa forza contrattuale sono coloro che trovano occupazione. Mi avvicino alla parte conclusiva relativa allo statuto per trattare gli altri due temi e poi la conclusione, non annoiarvi oltre. Lo Statuto dei lavoratori non può che rappresentare una pietra miliare. Io non voglio commemorare alcunché, non voglio riprendere frasi particolarmente enfatiche, ma ha rappresentato sicuramente una estrema pietra miliare nel diritto del lavoro, tra vecchio diritto del lavoro e nuovo diritto del lavoro. È lo Statuto, è la norma che ha veramente portato i diritti costituzionali in azienda. Il giudizio è estremamente positivo. Le critiche che sono state mosse sono sostanzialmente due. Una di tipo politico, secondo me non condivisibile e superata, l'altra invece di tipo più socio-economico. Come dicevo, la critica politica che ho letto, non mia, l'ho letta dalle relazioni ai commenti al testo di legge, alle relazioni parlamentari intervenute in sede di dichiarazione di voto in Parlamento. La critica politica che veniva soprattutto da sinistra ed estrema sinistra, dal Partito Comunista di allora, fu quella appunto dell'aver consentito la rescissione dei tagli tra la politica e il mondo operaio. Taglio diretto, poi dopo ovviamente c'era altro tipo di collegamento. Una critica che non mi sento di condividere, perché non reputo che non ci debba essere un collegamento diretto con un partito, ma voglio dire, i lavoratori debbono essere tutelati giuridicamente a prescindere, così come imposto la Costituzione. Infatti questa critica, devo dirvi, che non mi ha completamente convinto fino in fondo. Però ci tengo a precisare, ho fatto questo tipo di riferimento ovviamente non per una critica politica di parte, mi sia consentito, presumo di aver mantenuto un certo equilibrio, ma perché purtroppo, devo dirlo, rimase ed è rimasto fino ai giorni nostri un germe di antidemocratico che non ha mai digerito e compreso l'importanza di quella norma. Tant'è vero che il 20 maggio del 1999 viene ucciso il professor D'Antona. Il 20 maggio del 1999 è la stessa data, 20 maggio, in cui veniva
pubblicato lo Statuto dei lavoratori. Quindi c'è questo collegamento, c'è una parte politica che terrorista, ma no, non posso definirla parte politica, perché siamo fuori dal contesto costituzionale, dal contesto repubblicano, ma purtroppo c'è stata sempre una parte che non ha voluto accettare questo tipo di regolamentazione. Così come il professor Biagi, quando rievocò lo statuto dei lavori, non dei lavoratori, nel 2003, e riprende quella dicitura, lo stesso viene ad essere assassinato. Quindi c'è stata sempre una parte, che spero sia terminata, che non ha voluto comprendere fino in fondo l'importanza del dialogo, del rapporto che c'era tra, che ci deve essere tra le parti del, che implicate in azienda. E su questo voglio leggere due righe del professor Giugni che chiariscono meglio il mio pensiero sulla l'avanti del giorno successivo alla, al 20 maggio, il 21 maggio, Gino Giugni viene intervistato e con queste poche parole spiega. Tra le due parti del progetto che riguardano rispettivamente i diritti dei lavoratori e la presenza del sindacato in fabbrica, esiste una stretta connessione. La nostra tesi, sua, della Commissione e del Ministro Brodolini, è che la creazione di un clima di rispetto, dignità e libertà del lavoratore non può derivare soltanto da una dichiarazione di principio, anche quando essa, come nel nostro caso, è accompagnata da adeguate sanzioni. In realtà, come l'esperienza insegna, la sanzione più efficace riposa nella capacità di contestazione, di innovazione del sindacato, e perciò occorre che il sindacato sia presente nell'azienda. È questo dialogo tra l'azienda, tra il datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori che rappresentava, sempre rappresentato il vulnus di chi non ha voluto che si superasse una contrapposizione ideologica e violenta. Questa è la critica politica. La critica giuridica, che ovviamente non può essere ascrivibile al ministro Brodolini, è stata quella che ovviamente lo Statuto dei lavoratori è figlio di una società e di una condizioni socio-economiche del paese per i quali c'era piena occupazione, occupazione di tipo fordista, catena di montaggio, fabbriche grandi numeri al nord, eccetera. Nel tempo si è dimostrato che lo Statuto dei lavoratori ha purtroppo, ma non per scelta dolosa, ma proprio per condizioni economiche differenti, ha escluso tutta una serie di lavoratori da una certa di tutele, e sono gli autonomi, i collaboratori, i somministrati, cioè tutti i soggetti che al giorno d'oggi gravitano esternamente all'azienda e sono fuori, diciamo, da quel nucleo giustamente protetto di lavoratori subordinati. Alcuni sostengono anche che poi ci sia stata un'interpretazione giurisprudenziale dello Statuto dei lavoratori troppo rigida, che poi ha portato a dei cambiamenti giuridici. Il sindaco prima faceva riferimento all'articolo 18, eccetera, che come tutte le cose quando sono figlie di contrapposizione poi rischiano, no, di diventare parziali dall'altro lato. Questo è lo Statuto dei lavoratori. Tuttavia io, e concludo, pochi minuti di attenzione, insisto tantissimo sulla visione unitaria del ministro Brodolini, e questo è quello che mi ha colpito più di tutti. Laddove una buona legge potrebbe nascere dal fatto di essere avvalsi da buoni collaboratori e basta, ma qui no, qui c'è una visione completa della dinamica lavoristica e della tutela del lavoratore. Il ministro abolisce le gabbie salariali. Nel nostro paese a quel tempo c'erano 14 zone in cui vi era una differenziazione retributiva, e tra l'una e l'altra zona, non sempre, perché poi le questioni cambiavano nel tempo, ma in maniera provocatoria posso dirvi che ad un certo momento tra una e un'altra zona c'era circa il 30% di differenza di retribuzione per la medesima mansione. Quindi il ministro interviene abolendo questo e ridando vigore alla contrattazione collettiva unitaria nazionale. Ma quello che secondo me è sottovalutato del ministro Brodolini è la riforma del sistema pensionistico attuata nel 1969. Mettere mano al sistema pensionistico è estremamente complesso.
complesso, gravoso, perché implica una serie di variabili di tipo economico. E veramente qui frase non fu mai meglio pronunciata rispetto alla quale il politico, no, pensa alle prossime elezioni e lo statista alle prossime generazioni. E qui sono rimasto colpito con l'azione del ministro Brodolini, perché introdusse in maniera generalizzata il sistema a ripartizione rispetto al sistema a capitalizzazione. Per farvela molto breve e semplice, nel sistema a capitalizzazione ogni lavoratore capitalizza, cioè accumula i letteralmente propri contributi e percepisce una pensione che è funzione, diciamo così, dei propri contributi accumulati. Capitalizza il proprio lavoro. Il ministro, invece, perché figlio di un'altra cultura, e gli atti giuridici che ha posto in essere lo dimostrano, ha attuato un disegno legislativo figlio anche dell'interpretazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, il valore della solidarietà nazionale e della uguaglianza, ed in particolare della solidarietà intergenerazionale, e ha introdotto quel sistema che è la ripartizione, per il quale, semplifico molto, spero che i tecnici presenti mi giustifichino, insomma, ma devo cercare di far comprendermi da tutti, i lavoratori attuali provvedono al pagamento con i contributi versati delle pensioni attuali. Ciò implica una solidarietà intergenerazionale per la quale le generazioni future sono vincolate, nel senso più positivo del termine, alla tutela dei pensionati precedenti. Qui è la seconda critica che muovo, la prima era quella relativa alla dichiarazione del ministro Peraglio. Qui la critica che muovo, immagino che sappiate tutti qual è, insomma, quella per la quale questo sistema di ripartizione dovrebbe prevedere una continua crescita economica del Paese, crescita demografica del Paese, no? Piena occupazione che garantisca il sistema pensionistico, insomma una base della piramide più alta della punta costituita dai pensionati. Quindi la critica potrebbe essere semplice, come in realtà è semplice, perché poi l'andamento storico ha cambiato quel sistema, o meglio, la bontà originaria di quel sistema. Però io non posso far altro che valorizzare invece l'idea solidarista del ministro, l'idea solidarista dei lavoratori e dei cittadini, e a questo punto anche di Stato, perché parliamo di azione di politica pensionistica, quindi di solidarietà anche fra tutti i cittadini, e intervento dello Stato quale gestore e organizzatore del versamento contributivo. E quindi, come dire, tre indizi fanno una prova: e lo statuto dei lavoratori, e le gabbie salariali, e la riforma pensionistica, tutto in, arrotondo per eccesso, circa 6 mesi, essendo malato di una malattia incurabile. Beh, a quel punto io non posso che trarre le conclusioni. Qui non si tratta di una legge casualmente scritta bene, qui non si tratta di un gruppo di consulenti casualmente scelti bene, ma qui c'è stato un disegno, un'idea complessiva di riforma di tutto l'aspetto lavoristico, sindacale, individuale e previdenziale. Secondo me questo è il vero tesoro del ministro Brodolini, non tanto e non solo l'aver predisposto lo statuto dei lavoratori, ma l'idea complessiva di inserire quello statuto e queste altre riforme a 360 gradi a tutela della persona del lavoratore. Ecco, questo è quello che ho compreso io, quello che giudico io rispetto alla figura del ministro. Bene, esposizione interessantissima, la ringraziamo, complimenti appunto per le molte idee chiare che ci ha trasmesso. Mi venivano un paio di riflessioni. La prima, l'apprezzamento del valore della persona nel trasferire in leggi fondamentali come quelle di cui abbiamo ascoltato le proprie convinzioni politiche che si portava dietro, e credo che questo non sia facile per nessun uomo politico, no? Perché poi la mediazione all'interno del Parlamento c'è sempre stata e non credo che sia solo di oggi, per cui in un tempo così breve, con uno stato di salute neanche molto compromesso, essere riuscito a
fare delle leggi nelle quali la sua mano è molto presente, credo che sia un punto fondamentale, un punto di rilievo importante. L'altra riflessione che facevo mentre il professore parlava è che il contesto storico nel quale nascono le leggi certo ha un peso fondamentale, cioè leggi di così ampio respiro sono nate in un momento in cui i tempi erano quelli che erano, c'era stato il 68, c'è stato l'autunno caldo, c'era anche una situazione, un contesto internazionale, direi più che altro europeo, completamente favorevole, cioè altri paesi come la Francia, la Germania e molti altri paesi europei avevano normative più avanzate delle nostre, quindi in qualche modo andare in quella direzione era facile, tra virgolette, nel senso che c'era però un contesto favorevole. Pensiamo anche alla situazione appunto di conflitto, ma di conflitto in cui la parte dei lavoratori aveva un peso determinante, un valore di grande levatura. Oggi non è così per 100.000 altri motivi socio-economici, di completa diversa realtà anche industriale. Siamo in una fase che possiamo chiamare post-industriale, lì eravamo invece in una fase prettamente industriale per il nostro paese. E anche quando parliamo oggi, critichiamo le leggi che spesso sono scritte male, sono non chiare, contraddittorie, che si sovrappongono, probabilmente non è solo colpa di chi le fa, probabilmente è la realtà di oggi che è confusa, che è più difficile da gestire, anche se quello era un periodo difficile, però c'erano delle direttive chiare. Oggi purtroppo non è così, e poi i risultati li vediamo anche nel valore degli uomini politici, probabilmente non c'è paragone tra oggi e quell'epoca, quindi speriamo bene per il futuro. Bene, c'è qualche domanda, qualcuno che vuole intervenire? Di spunti ce ne ha dati tanti, quindi... Sì, assolutamente, medio anche nella marcia dei 40.000, no? E guardi, le dico questo, nel dibattito costituzionale sull'articolo 1, una parte dei padri costituenti voleva che fosse scritto l'Italia è una repubblica di lavoratori, laddove altra parte politica, ovviamente capeggiata da De Gasperi, si batté perché venisse scritto l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Quindi la prego di volermi perdonare se io ho una visione prettamente giuridica, astratta e distante da un altro tipo di interpretazione, assolutamente dignitosa, ma per me il valore lavoro rappresenta, no, il punto di equilibrio tra la tutela della persona dell'uomo che lavora e la libertà d'impresa. In questo senso rimanevo colpito da un ministro che diceva io sono con voi dalla parte degli operai.
La prego anche di comprendere il salto generazionale al giorno d'oggi, no? In cui dobbiamo essere sempre equidistanti, formalmente ineccepibili, eccetera. Mi ha colpito anche questo, ecco, ma spero, insomma, che abbia capito la mia prospettiva di interpretazione giuridica, ecco. Poi i fatti e i risultati, mi sembra che l'ho anche detto, no? Di quel tipo di attività sono stati risultati che improntati all'equilibrio giuridico più assoluto, e ma non a un equilibrio che ha portato all'immobilismo, ma un equilibrio che porta all'attività sindacale e quindi alla crescita dell'impresa. Ecco, tutto qua, spero di averglielo spiegato meglio, insomma, aver fatto comprendere meglio la mia posizione. Qualche altro intervento? Pier Giorgio, non ci dice niente? Paola, vuoi concludere? Beh, solo per dire che appunto ci vorrebbe tutte le sere un momento come questo per capire da dove veniamo, perché capire da dove veniamo è l'eredità sulla quale in qualche modo sediamo anche comodamente, per certi versi, almeno alcuni di noi. Ci aiuta a leggere meglio, no? L'attualità, ci aiuta a comprendere meglio alcune contraddizioni e anche a avventurarci in quella modalità di pensiero complesso che unica ci può aiutare a capire qualche cosa, avere una posizione. Non me lo vogliono far dire. Perché ogni semplificazione, ogni posizionamento così senza ascolto, senza comprensione, senza schemi interpretativi, anche con l'apporto di più discipline. Adesso il professor Olivelli ci ha dato una lettura dal punto di vista giuridico che ci aiuta a comprendere meglio il valore, no? Delle idee, del pensiero di questo veramente illustre concittadino, di cui possiamo veramente essere fieri in tutti i sensi. E quindi veramente sono particolarmente grata anche al sindaco di aver voluto fortemente questa serata, nonostante sapessimo, insomma, che mettevamo le mani su questioni anche spinose, diciamocelo apertamente, e che invece secondo me ci vuole il coraggio proprio per affrontare e per riaprire quel dialogo di cui tra l'altro mi sembra che Brodolini forse porta un forte portavoce. Quindi grazie davvero al professore e grazie a voi per essere stati qui ad ascoltare. Siamo d'accordo, infatti anche il taglio che abbiamo voluto dare a questa celebrazione dei 100 anni della nascita è un taglio più scientifico e meno politico, che forse lo avremmo sentito e ascoltato tante volte, e lo facciamo tutti gli anni per ricordare la sua morte, che capita sempre a luglio anche in questo caso,
e quindi era proprio questa la volontà di dare più valore a quella che è stata l'opera e lasciare evitare di ripetere sempre le stesse cose sulle celebrazioni. Bene, grazie. Grazie professore. Era il nostro collega della Politecnica del Napoli. Ha già scritto l'età medievale su Ricanati, l'età medievale e l'età moderna, sta facendo il terzo volume che l'anno prossimo vedrà. Grazie, molte grazie. Grazie. Lui grazie un economista di Filippo, è un professore di storia economica, adesso in pensione. Storia economica. Storia economica alla Politecnica.